Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Oggi è il giorno di Made in Polesine, sì, siamo pronti, infatti siamo qua, io e Leandro Maggi, io Davide Stefanelli Leandro Maggi naturalmente, per iniziare una nuova puntata di Made in Polesine. Come va? Tutto bene? Sì? Buongiorno Davide, molto bene. L'Italia è ferma, è bloccata e noi siamo nonostante tutto qua. Siamo qua non ci muove nessuno. Allora, oggi non volevamo parlare di coronavirus, però di sponda ne parleremo. Perché ne parlano tutti, noi non siamo accreditati, quindi vabbè. Dai coi titoli. Allora, ringraziamo come sempre Radio Diva, i nostri media partner e anche Made in Polesine Web TV per l'ospitalità, insomma tutte le settimane ci ospitano, questa è una cosa molto importante, grazie davvero. Allora, primo titolo, 2 milioni di euro in Polesine. Iniziamo bene però, dai. E poi Gildo Ghezzo. Yes. E la sua ricerca sul delta del Po. Poi tribunali e coronavirus, e qua ci caschiamo. A poco, di sfuggita. E poi altro titolo, sempre riguardante appunto il coronavirus, questo naturalmente sindaci e coronavirus. Poi esiste il silenzio. Questo era l'ultimo titolo. Esatto. Esiste il silenzio, che... Dai, allora questi sono i titoli di oggi di Made in Polesine, noi ci sentiamo a brevissima pausa e partiamo. Allora, chissà perché oggi sempre siamo di fretta e di furia, pure siamo sempre all'ultimo secondo, sì, arriviamo sempre affannati. Non è buona abitudine comunque. Ormai siamo, è nel nostro DNA. Allora, primo titolo, 2 milioni di euro in Polesine. Allora, che cosa è successo? È successo che per la Regione Veneto ha stanziato 2 milioni di euro appunto da distribuire in Polesine e anche per... aiutare in questa emergenza del coronavirus, sì, e non solo. Allora, questa qua è una cosa importante per aiutare appunto la nostra economia, l'abbiamo sempre detto che siamo le cenerentole del tutto. Allora, la buona notizia sarebbe che 2 milioni di euro sono tanti. Sai quanti comuni ci sono in Polesine? No, non lo so. Penso siano una cinquantina, poco più, poco meno. Quindi facendo il conto veloce sono 40.000 euro a ogni comune. Sono tanti? Con 40.000 euro metti a posto forse un marciapiede. Un guardrail. Ci si riempie la bocca con 2 milioni di euro. Però divisi per tutti i comuni, insomma, non è che sia un granché. Piuttosto di niente, sembra meglio che piuttosto. Questo è un dato di fatto e una cosa che sottolineiamo. Però effettivamente con 2 milioni di euro non è che puoi risolvere un momento come questo o delle emergenze che si possono affrontare. Io spero veramente che questo caspita di coronavirus passi, perché sta mettendo l'economia in difficoltà, gli ospedali sono in fibrillazione, ma non solo, io sono stanco onestamente di sentire tutti che dicono la loro. Quindi cerchiamo noi di non dirla, perché siamo tutti virologi, siamo tutti dottori, siamo tutti economisti. Dopo esistono delle contraddizioni che sono veramente molto, molto particolari, se vogliamo. Non stiamo qua a citarle perché insomma si sentono un po' da tutte le parti, non bisogna stare... noi saremo già in multa. Non si possono fare qua, non si può fare qua, non si può fare là, però dopo alla fine insomma... al lavoro bisogna andare, cioè c'è comunque sempre a contatto con gente quando vai a fare la spesa, dappertutto, insomma è veramente una cosa impossibile. Comunque questi 2 milioni di famosi che hanno stanziato, cosa va bene, buona e giusta, piuttosto di niente abbiamo detto, però effettivamente non è che possono risolvere, sono veramente una goccia. Vale la pena fare le cose a pioggia, nel senso di dare un tot di euro a testa che non combini niente, sarebbe meglio concentrarsi magari in un paio di obiettivi, ma qui siamo noi per poter suggerire. Vabbè, è sempre meglio di niente comunque. Ma questo se l'abbiamo detto per primi. Sicuri, però insomma, è un po' pochino, diciamolo francamente. Dai, allora, abbiamo esaurito il primo argomento, ci sentiamo tra pochissimo per continuare Made in Polesine. Ciao!
Allora dai, siamo pronti? Pronti? Vai, vai, secondo titolo. Ti vedo bello, preparato oggi, hai fatto i compiti. Pimpante più che pimpante. Allora, secondo titolo. Foglio riciclato. Riciclato, assolutamente. Gildo Ghezzo e la sua ricerca sul Delta del Po. Allora, ne abbiamo già, una bella... sì, ne abbiamo già parlato del nostro amico Gildo Ghezzo, già ex sindaco di Rosolina, che adesso che è in pensione, che è tranquillo e tutto, ha fatto una ricerca, si chiama Ricerca Progetto di Sviluppo Economico, Sociale e Culturale del Delta del Po, vero Veneto. Cos'è questa ricerca? Praticamente lui dice che per morfologia il Delta del Po, visto che Delta è una... per definizione è un triangolo, chi ha in presente il cos'è un delta nell'alfabeto greco, certo. È un triangolo e il triangolo è tutto racchiuso nel Veneto, e lui ha fatto una ricerca appunto per dimostrare che effettivamente in Emilia Romagna si sono appropriati del nostro delta e in maniera, lui dice, truffaldina. Adesso possiamo possiamo essere favorevoli o no a questo studio, però effettivamente che nel caso del Delta del Po, che effettivamente è racchiuso dal Po di Goro da una parte e al Po di Maista dall'altra, è tutto il territorio veneto. Dall'altra parte c'è una piccola parte della zona di Goro e altro, però il Delta è concentrato da noi. Implica questo? Che se ci sono benefici, ci sono benefici per tutti in un territorio che fondamentalmente è solo nostro. Adesso non vogliamo fare il campanilismo. No, facciamo un po' di parte, se vogliamo. Siamo molto di parte. Però effettivamente lo dimostra. Stabilire che il Mabunesco del Delta del Po sia fino a Cervia e cominci da Rosolina, un pochino ci fa sorridere, sì, perché effettivamente Cervia con il Delta del Po, è vero che il Delta classico vecchio di una volta, eccetera, ma si risale al 1200-1150 quando c'è stato la rotta di Ficarolo, e questa è un'altra cosa. Un'altra sottolineato una cosa importante che io non sapevo, che se tu vai a il Mab UNESCO, lo sapevi, sai che l'UNESCO mette determinati territori a patrimonio dell'umanità? Certo, sì. Il Delta del Po, secondo te, è in Veneto o in Emilia? Cioè, in teoria dovrebbe essere UNESCO, perlomeno, sì, in Veneto e in Emilia. Veneto, invece Ferrara e il suo Delta del Po. A Ferrara, addirittura, ecco. Sì. Quindi, vabbè, seguiamo il nostro amico Gildo in questa sua campagna, adesso non vogliamo fare campanilismo a basso costo, però effettivamente che quando qualcuno che non conosce il nostro territorio parla di Delta del Po, parla della provincia di Ferrara, quasi sempre. E Comacchio, e questo e quest'altro, eccetera, eccetera. Il Delta del Po effettivamente è esclusivamente da noi. Quando ne saremo convinti anche noi e proveremo ad abbattere i pugni sul tavolo, forse ne arriveremo a capo. Nel suo studio poi criticava molto la regione Veneto, in particolar modo Zai, eccetera, ma chi siamo noi per giudicare questo? È una cosa che... Ne sapremo di più. Bravo Gildo Ghezzo, che cerca di tutelare. Bella iniziativa, dai, bravo. Veramente bravo. Dai, allora, esaurito anche questo secondo argomento, ci sentiamo naturalmente tra pochissimo, ma proprio tra pochissimo, per continuare Made in Polesine. E questo, miei cari, è sempre Made in Polesine, Radio Diva, Radio Colbe, Made in Polesine Web TV. Io sono Davide Stefanelli, lui è Leandro Maggi, e adesso terzo titolo, siamo già al terzo titolo, stiamo veramente volando. Tribunali e coronavirus. Non vogliamo parlare del coronavirus, perché non siamo competenti, perlomeno. Però abbiamo già fatto la settimana scorsa, che è proprio l'inizio di questa chiusura totale del paese, parlato del settore spettacolo, che sta avendo una frenata, una ripercussione che poi, secondo me, anche quando si liberalizzerà tutto, si protrarrà in maniera molto lunga. Sì. E si parla di decine e centinaia di operatori e migliaia di, quello che ho perso è perso, di milioni di euro. Vabbè, questo qua. Ma poi un'altra cosa che io non capisco è che i tribunali hanno sospeso le udienze penali e civili fino al 31/3. Questa qua, di sponda, è un'altra maniera per bloccare l'economia. Sappiamo tutti quanto è lungo un processo, e non sto parlando del penale, ma specialmente del civile. Se tu avanzi i soldi da uno e gli fai una causa, è una storia infinita. Magari uno doveva chiudere questa causa entro il 31/3,
E non ce la fa. E non ce la fa perché poi vengono slittati, quindi vuol dire che udienze che erano magari programmate in questo periodo, nel mese di marzo, andranno a settembre. Andranno a settembre-ottobre. Forse. Nel frattempo, non so, in una causa civile potrebbe essere che il debitore va, gioca di sponda anche lui e fallisce altro, che tu non prendi su neanche un soldino, e quindi è un'altra maniera per mettere in difficoltà l'economia. Chi siamo noi per giudicare questo? Però effettivamente, secondo me, se si fanno le partite a porte chiuse, si potevano fare anche i processi a porte chiuse. Cioè, in un processo ci sono il giudice, al limite altri due giudici se non è monocromatico, penso si dica così, non vorrei dire una fesseria, l'accusato e il testimone, sono 20 persone in tutto. Quindi, poi un po' distribuiti, insomma, non vabbè. Vabbè, però... Un'altra cosa che volevo dire, perché? Dai. No, anche qua. Secondo me stai sempre a dire una cosa. No, volevo dire. Mettiamo via il discorso dei tribunali. Anche le scuole. Adesso le scuole non sono chiuse, sono sospese. Sì. Sospese vuol dire che c'è il preside, e il personale ATA e i personali degli uffici. E i maestri, i professori, perché loro no. sono immuni. No, nel senso, l'abbiamo detto anche prima, ci sono dei contraddittori che non hanno veramente senso, allora, non so, insomma, il personale ATA ci deve essere, allora anche i professori, i maestri, secondo me, se non voglio inimicarmi in altra categoria, visto che ogni tanto qualcuno si arrabbia, però potrebbero, non so, arrivare a scuola, i ragazzini un po' più indietro nella preparazione potrebbero essere seguiti uno alla volta. Vabbè, quindi aggiungiamo ai danni anche che i tribunali sono chiusi fino al 31-3. Vabbè. Bene, quindi allunghiamo ancora di più. Allunghiamo ancora di più. Qualche mese in più, cosa vuoi che sia. Vabbè, dai, ci sentiamo tra poco. Ritornati quindi pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine. Adesso altro titolo, ma riguardante sempre comunque il coronavirus. Parliamo dei sindaci e appunto è il rapporto con il coronavirus, che qua non si capisce, anche qua c'è molta confusione, insomma è successo anche qua da noi, insomma, che era arrivato un comunicato che poi è stato smentito e via, ma comunque vai. Allora prendiamo spunto, noi che siamo molto social e seguiamo molto in particolar modo Facebook, ci sono una serie di sindaci che a noi cari, che ci piace per come si muovono, in particolar modo il sindaco di Polesella, Leonardo Raito, il sindaco di Portotolle, Pizzoli Roberto, e la sindaca di Portoviro, Mauro Veronese, che appunto hanno scritto delle cose lampanti, lapalissiane, su questo coronavirus, che praticamente sono lasciati soli. E in particolar modo la sindaca o il sindaco di Portoviro, Mauro Veronese, diceva: ma come? Noi che siamo l'ultimo presidio, quelli che sono in prima linea per affrontare queste emergenze, perché se nel nostro comune abbiamo uno che dobbiamo muoverci per muovere l'USL, eccetera, eccetera, sappiamo le cose dopo Barbara D'Urso, c'è qualcosa che non funziona, cioè, nel senso che se la notizia la dai prima ai media e poi dopo ai sindaci, secondo me è una cosa sbagliata. Quindi stiamo dimostrando in questo caso, al di là della bravura degli operatori sanitari, che poi chapeau, dei dottori, dei medici condotti, degli infermieri, questa massima rispettabilità. Ci aggiungiamo massimo rispetto per tutti i sindaci dei nostri territori, veramente lo diciamo col cuore, però dall'altra parte c'è una serie di dilettanti allo sbaraglio che stanno dicendo tutto e il contrario di tutto. Non solo politici ma anche i virologi, cioè mettetevi d'accordo perlomeno voi, cioè, se tu hai capito se sto coronavirus è pericoloso, c'è un virologo che dice che è la nuova peste, l'altro dice è poco più che l'influenza, chi dobbiamo ascoltare? Quindi la non conoscenza crea sempre panico, quindi se si fa ancora in tempo a recuperare, al di là dei danni economici che stiamo provocando nel nostro paese, che ci leccheremo come danni per un po', le ferite per un po' di tempo, ma perlomeno mettete un addetto stampa che dica per tutti la notizia, che sia quella. E i virologi, che sono diventati ormai delle star, perché
Sì. Probabilmente nel buio dei loro laboratori non sapevano che fuori c'era un mondo di lustrini e luci e sono diventate delle star e adesso si stanno crogionando. Noi vorremmo sapere, dobbiamo preoccuparci, è un'influenza, non è un'influenza. Vabbè, quindi solidarietà ai nostri amici sindaci, solidarietà a tutti i sindaci del mondo, dell'Italia, del Veneto, eccetera. E bravi, sappiamo che siete l'ultimo presidio che ancora ci possiamo fidare. Mi chiedevo che sia una cosa preparata così, cioè deve andare così, si deve creare confusione perché la popolazione, la massa non deve capire esattamente cosa sta succedendo. Per varie cose si è sottovalutato anche a livello politico, insomma ci sono delle situazioni che non sono effettivamente ben chiare e sembra, almeno dal mio punto di vista, una cosa, non dico preparata a tavolino, ma ci siamo molto vicini, sai, a pensare male si fa peccato, ma molto spesso ci si azzecca, quindi bravo. Vabbè, insomma, questa è la mia personale opinione, non so se sei d'accordo anche tu. Spererei di no. Perché insomma questa confusione che si è creata con notizie, ma anche con contrastanti praticamente sullo stesso argomento, certo mi sembra impossibile che un'informazione coerente, come dovrebbe essere, abbiamo televisioni di tutto, destra e sinistra, giornali, eppure ancora non si è riusciti a capire bene la reale portata di questo problema. Esatto, è vero. Nel frattempo abbiamo fatto disastri. Disastri. Vabbè, supereremo anche questa perché noi italiani siamo tosti e forti. Dai, ci sentiamo tra poco. Ultimo argomento di oggi di Made in Polesine, un titolo molto, molto, molto semplice, molto ermetico, molto essenziale: esiste il silenzio. E questo è veramente, ti mette tranquillità. Allora, perché lo dico? Dopo vedremo. Tu sai che a me piacciono le vignette, mi piace guardare tutti quelli che fanno satira, eccetera. E c'è una bellissima vignetta di Zero Calcare che la leggo. Abbiamo visto anche pubblicata, esatto. Sì. Fa paura, ti dovrebbe far pensare che nessuno ti vuole più bene, ti fa prendere meno, ma da oggi si può fare. Se uno non c'ha un cazzo da dire, esiste il silenzio. Nel gennaio 2020 l'UE ha abolito l'obbligo di doversi esprimere sempre su qualsiasi argomento che Gesù Cristo nostro Signore manda in terra. I singoli stati avranno facoltà di mettere iniziative per ricordare inoltre ai cittadini che parlare ossessivamente di un argomento non vi rende esperti di quel cazzo di argomento. Ecco qua. Okay. Testuali parole di Zero Calcare che io, e penso anche tu, sottolineiamo. Se non ne sappiamo di una cosa, silenzio. Meglio star zitti. Bravo Zero Calcare, con questa cosa io direi di andare alla musica e poi chiudiamo con i saluti. Va bene, allora ci sentiamo tra poco per i saluti finali. E con questo siamo veramente giunti al termine del nostro appuntamento di oggi. Il microfono davanti agli occhi non va bene. Non va bene, dobbiamo mettere il posto giusto. Vabbè, sì. Che qualcuno pensi... No, piuttosto di altro, meglio un occhio. Sì, dai. Dai, allora siamo veramente in conclusione, noi ci sentiamo la prossima settimana, ringraziamo come sempre chi ci ospita, Radio Diva, Radio Colbe e Made in Polesine Web TV. Da parte mia, Davide Stefanelli, Andromaggio, augurio di un buon fine settimana, mi raccomando, fate i bravi, insomma, e stiamo un po'... Stiamo sereni. Keep calm. Esatto, si vede che lui ha sempre il termine giusto. Poi, ragazzo, ne sa. Con questi termini, signor Maggi, posso concludere? Signor Beh, Maggi, sì, sorry, vai. Sorata. è un'altra cosa. Sorata. Allora, dai, ci sentiamo la prossima settimana. Il nostro classico countdown, come sempre: 3, 2, 1. Ciao a tutti.